Cimenta, presente. Borrelli, presente. Cagnazzo, presente. Cirillo, presente. Cirillo Vincenzo,
Allora, il consigliere di Vito. Il sindaco, grazie. Volevo proporre l'inversione dell'ordine integrativo del consorzio punto di saltare al primo punto dell'ordine del giorno della sede. Man mano i soci, l'ultimo socio che è rimasto è appunto CTP, che
che è fallito, quindi non può esistere giuridicamente un consorzio con un solo socio. Quindi oggi ANEA è una società in house della città metropolitana con la trasformazione in SRL. È un consorzio che è una società, adesso sarà più organizzata del reggimento, una volta l'anno, si occupa appunto dell'efficientamento energetico, anche dei nostri istituti, perché ho visto che è stata stipulata anche una convenzione con la città metropolitana, quindi ben venga anche per quanto riguarda i dipendenti di ANEA che abbiano anche una sicurezza da questo punto di vista. Rimanti, prego. Se avete già scelto il genere di quadro notario, come dice quest'altro. Lo posso. Ci abbiamo fatto la non nessuno, bravissimo. Che l'amministratore di consorzio si è già contatto con l'Italia. Che possiamo fare qualcosa, se lanciamo una nominata, pensavo altro, peccato, in fronte al tempo di dare la nominata, insomma, di mangiare, poi la prima. C'è questa intenzione, c'è un notaio indicato che
invitato ad essere, poi vedremo negli atti successivi, con una nostra aggiornamento al gruppo, con un progetto sulle prossime razionalizzazioni, sulle prossime revisioni di questa società conformata, cosa praticamente ci dia appunto dall'altro indirizzo e noi lo faremo, siamo assolutamente convinti che può essere strategici, ma oggi sono solo piace, per cui ci assegniamo. Io non spiegare il. Allora passiamo al voto. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Allora la delibera è approvata. Abbiamo, sì, abbiamo immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Con la comunicazione, abbiamo la comunicazione della nomina del nuovo capogruppo del gruppo consigliare 5 Stelle che subentra il consigliere Salvatore Pezzella in luogo del consigliere Salvatore Cocco. C'è la comunicazione di quattro piccoli prelievi dal fondo di riserva che riguardano un prelevamento di 20.000 euro destinato al finanziamento delle spese di legate alle procedure di gara, un prelevamento di 4.065 euro per spese progettuali per un decreto processuale per un progetto di opposizione al decreto ingiuntivo del numero 3458, un prelevamento di 438 euro per il pagamento delle spese legali della sentenza di giudice di pace di Napoli 3529 del 2023. È un prelevamento della somma di 114.632 euro destinato al finanziamento delle spese per il pagamento del tributo derivante dal preavviso di fermo amministrativo del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno. Mi scusi, ma cosa si riferisce, visto che noi come città metropolitana siamo al Consorzio di Politica del Sarno, lei ci può dettagliare un attimo meglio questa questione del Sarno? Per questo che è un ufficio, sono solo no, visto che comunque noi andiamo spesso là e oggi più che mai il Sarno è sempre un ente, molto importante che comunque prende tre province e noi diciamo la facciamo da padrona, è giusto che noi sappiamo meglio di cosa stiamo parlando. Utilizzare quindi l'applicazione di quota dell'avanzo dell'amministrazione libero del rendiconto del 2022.
pertanto si chiede che venga appunto messa a punto la distruzione dell'entità. Grazie, super riuscita. Grazie, ci sono interventi. Allora, questa è una delle ulteriori applicazioni della massima amministrazione che già nel precedente consiglio metropolitano abbiamo discusso, non vorrei variazione, e la seconda dovrebbe. Argomento ovviamente Yeah.
consigliere Alaia, non so perché il dirigente, non quello che tu mi riferisci, esatto, io non so dire, non penso che non riguardi. Consigliere Alaia, potrei verso la presidenza, ma quello che ha detto non risulta tutto come stava 3 giorni fa. Servivano solo per aumentare il numero degli apparamenti che abbiamo fatto per la formazione
No, proprio perché aspettiamo questa ratifica. Non è stata fatta già in giunta, la ratifica, ma in giunta, già è stata fatta per in giunta. Accettare che garantire lo svolgimento delle tre competenze, che questi 60.000 che sono soldi in più che voi avete avuto. Sì, abbiamo fatto oggi essere, sicuramente. Non nel impegno, insomma. Abbiamo fatto la prenotazione. Sì. Ok. Ci sono interventi. Allora, passiamo alla votazione. Contrari, astenuti, favorevoli. Allora, immediate sull'utilità, contrari, astenuti, favorevoli. La delibera numero 6, modifica del programma triennale dei lavori pubblici, dell'elenco annuale con l'aggiornamento del gruppo per l'inserimento degli interventi di competenza della direzione patrimonio che sono stati finanziati con avanzo di amministrazione. Questo è l'aggiornamento dei documenti programmatori per tener conto di quelli che sono gli interventi che sono stati progressivamente approvati relativamente alle attività del nostro patrimonio, quindi sui vari mobili di competenza della città metropolitana e sulle varie infrastrutture. Ci sono interventi? Prego. Oltre a questo aggiornamento sulle elezioni del patrimonio, mi sarei aspettato, visto che siamo il 29 dicembre, 27 dicembre, mi sarei aspettato l'aggiornamento del gruppo anche appunto su quello che praticamente riguarda le partecipazioni, dei partecipanti. Aggiornamento del gruppo, quindi ci sarà un'ulteriore nota di aggiornamento del gruppo che praticamente dovrà includere tutto quello che ha fatto e tutto quello che ci siamo detti nel Consiglio del Comitato. Quindi questa aggiornamento del gruppo riguarda solo i lavori pubblici. Tutt'altro lo rimandiamo a gennaio. Non lo so, mi dice sì, però lei di solito è lei sul campo. Quindi faccio lei questa favorevoli, vado all'unanimità.
programma di ambientale, questa è la modifica del giornale di luce. Sono grandi conseguenziali. Allora, passiamo al voto, contrari, astenuti, favorevoli, accordo unanime. Mediate eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli, approvato. Allora, questa è la revisione periodica delle partecipazioni, piano di razionalizzazione, quindi da un anziano obbligatorio di fine anno. È la relazione, questa è la revisione della revisione periodica. Prego, dottoressa. Allora, questa relazione riguarda dello scorso anno, dove è stata deliberata la dominazione della società Sapra ai tre enti d'ambito della città metropolitana. La società Sapra era stata costituita in forza della legge speciale sui rifiuti del 2010, però quando le funzioni erano passate comunque la legge regionale del 2016, era previsto nella stessa legge regionale che si è ceduta agli enti d'ambito. C'è voluto un po' di tempo che gli enti si costituissero e deliberassero gli atti di conseguenza era stata deliberata nel mese di marzo questa cessione. Nel frattempo però era intervenuto il decreto sui servizi pubblici locali che vietava agli enti d'ambito di detenere partecipazioni in società che gestivano il servizio. Per favorire comunque la realizzazione delle leggi regionali in tale ambito era stata data una deroga entro marzo per poter comunque acquistare queste partecipazioni. Infatti il fine di marzo di quest'anno è stata stipulata questa atto di vendita agli enti d'ambito. Gli enti d'ambito non avevano però ancora liberato i bilanci, quindi non potevano corrispondere ai corrispettivi a città metropolitana, quindi l'atto di vendita è stato stipulato con una condizione risolutiva espressa. Qualora non avessero pagato i corrispettivi sarebbe stato ovviamente annullato. Nel frattempo è intervenuto il parere contrario della Corte dei Conti e della tutta in quanto secondo entrambi era stato interpretato male questo decreto legislativo che dava una deroga, sì, ma bisognava completare entro marzo non solo la cessione ma anche l'affidamento alla società del servizio, cosa che nel nostro caso non era stata fatta. Quindi gli enti d'ambito hanno deliberato di annullare i loro atti, quindi di tornare indietro nella loro decisione di acquistare Sapra e utilizzare l'affidamento in auto del servizio, e quindi da giugno la società è nuovamente di nostra proprietà al 100%. Nel frattempo è stata modificata la legge regionale per poter proseguire in questo percorso di cessione della gestione del servizio, perché Città Metropolitana attualmente sta gestendo tramite Sapra questo servizio, perché è un servizio pubblico, non può essere interrotto, ma la funzione è solo dei comuni, sono i comuni che devono deliberare tramite gli enti d'ambito come vogliono affidare questo servizio. Noi quindi siamo in attesa della decisione dei comuni o della regione che in questo momento di esercitare i poteri sostitutivi per decidere come gestire questo servizio, e dopo la loro decisione potremo eventualmente, se decidono di affidare il servizio a SAP, cederla ai comuni per continuare lo svolgimento del servizio. Quindi in questa relazione viene dato atto che questa cessione c'è stata, ma in realtà è stata annullata. Ci sono interventi? Mi spiace che la dottoressa Corona si veda a dire che siamo in questa stessa aula, lei si ricorda, dottoressa? Vabbè. Lei si conosce. C'erano. Quindi voglio dire, le auguro una, prima di tutto, e mi rendo conto della sua applicazione verso questa amministrazione della città di Solità, di aver fatto una relazione che veramente si capisce. Vabbè. Perché io al posto suo avrei fatto di peggio. Quindi voglio dire, è comunque stimabile da questo intervento. Ho confuso la cosa. Allora,
speranza c'è in questa relazione. Perché l'ultima parte, quando lei dice i comuni non si erano organizzati, niente, l'acqua non aveva approvato il bilancio, cazzata. C'è una bocciatura da parte della Corte dei Conti, c'era una conflittualità rispetto alla legge nazionale, c'è una legge nazionale che praticamente soccorre, perché la città metropolitana in tutto questo è vittima di una gestione che è in capo alla regione Campania rispetto a 5 decreti rifiuti che deve dare ai giudizi generali. La legge regionale che è stata fatta e che è stata modificata non una volta, più di due volte, tre volte è stata modificata. Non ce la facciamo più. Allora, quando siamo venuti in Consiglio metropolitano a parlare di Sappada, è vero che è una partecipata città metropolitana, eccetera, eccetera. È vero che deriva da un obbligo del 2010, ma è anche vero che tra le strutture della Delrio la città metropolitana è rappresentata dai comuni. La partecipazione indiretta di chi viene eletto è perché io rappresento i comuni. Se rappresentata dai comuni, significa che i comuni possono indirettamente acquisire la gestione di Sappada. E questo è l'elemento che il sindaco, che sicuramente ha un punto di vista universitario, di giuristi e di studiosi di diritto, può tranquillamente approfondire. Perché se noi riusciamo a controllare questa società che comunque svolge un servizio pubblico e che riusciamo a controllare non attraverso un amministratore unico, ma attraverso un consiglio di amministrazione che possa essere praticamente garantito dagli altri che tra virgolette sono il fallimento e la vergogna di un modo di agire della pubblica amministrazione, con delle spese senza alcun entrato, solo spese che vanno a ricadere veramente sui cittadini, noi ci dobbiamo rendere conto che probabilmente Sappada, non più città metropolitana, ma i comuni tra cui Napoli ovviamente, possono tranquillamente avere un controllo sulla gestione e sul ciclo della rifiuti che sarebbe la prima fase di mettere a posto dal punto di vista giuridico l'operazione e poi passare alla fase 2, che sono gli impianti, che sono gli investimenti, che sono tutta bla 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 bla. Perché su questo problema della gestione, purtroppo la politica fa cazzotti. E io stesso come consigliere del mio comune ho visto che solo per costituire SAT c'è stato praticamente l'aggancio della politica, io, quel comune sì, quel comune no. Figuriamoci che cosa sono praticamente i subambiti, cosa sono gli altri. È praticamente il fallimento di un'attività che purtroppo però deve essere gestita. Quindi noi non dobbiamo andare incontro a delle esigenze, non quelle di capire in che modo città metropolitana, che oggi, ripeto, ha una situazione civile di forza rispetto a tutta l'aggregazione dei comuni, di creare piccole azioni, non il 51%, e soprattutto di dire al consiglio di amministrazione, all'amministratore, al nuovo collegio sindacale, che credo che stamattina si sia insediato, perché noi abbiamo avuto una sacra senza collegio sindacale per 6 mesi. L'ultimo collegio sindacale era l'atto di collegio sindacale, il bilancio del 30 giugno, che praticamente non l'hanno approvato. Da giugno ad oggi il collegio sindacale era scaduto, perché hanno approvato il 30 giugno il 44esimo giorno, ed è comunque una società pubblica che al 45esimo giorno il collegio sindacale non esercita più i poteri, se non in terra, se non con
reati molto pericolosi. Ci sono altri interventi. Io sono d'accordo che il tema Sappa va risolto in una maniera giuridicamente chiara, non in una situazione di grande confusione, perché ci sono stati interventi normativi continui tra il governo centrale e la regione, che sono stati spesso tra loro contraddittori. Io penso che noi dobbiamo garantire in primo luogo il funzionamento del ciclo dei rifiuti, perché sappiamo benissimo che se blocchiamo gli stili abbiamo spazzatura in tutti i comuni per una settimana. Quindi la priorità fondamentale per far funzionare è garantire ovviamente poi un sistema di controllo che sia trasparente e sia accettabile. Questo noi siamo perfettamente d'accordo con l'impostazione del consigliere, adesso noi stiamo approfondendo giuridicamente proprio per capire qual è la strada migliore per poter trovarne una situazione equilibrata e anche trasparente, stabile nel tempo, che consente questo è fondamentale. In un mondo, quello dei rifiuti, che noi tutti conosciamo, un mondo che anche negli ultimi mesi sta facendo mostrare situazioni che insomma che noi ben conosciamo, quindi noi dobbiamo essere molto attenti. Io su questo sono in contatto continuo anche con gli organi di controllo, perché noi dobbiamo evitare di gestire situazioni pericolose. Questo genera, insomma, non so se è meglio personalmente, una situazione molto articolata, però insomma raccolgo questo suggerimento, non solo ma lo condivido, insomma questa è un po' la strada che dobbiamo seguire. Perché ovviamente i comuni, tutti i comuni da soli frammentati, non hanno la possibilità di leggere una situazione così complicata, quindi dobbiamo avere una gestione unitaria, perché è l'unico modo per mettere in sicurezza il sistema. Bene. Grazie, se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Allora, contrari, astenuti, favorevoli, vado all'unanimità. Questo era proprio la delibera 9 invece. Mediante eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli. Abbiamo la 9 che invece il piano per il nuovo anno, dottoressa Pelle. Logicamente il piano del nuovo anno impone la stessa attività dello scorso anno, quando si è conclusa, però non essendo in capo a città metropolitana a poter decidere cosa fare, dobbiamo semplicemente aspettare l'esito delle decisioni dei comuni di entrambi della regione, che non siamo, possiamo, diciamo, in un dialogo politico, non possiamo decidere, non avendo nulla funzione. Quindi aspettiamo l'esito delle decisioni degli altri enti per proseguire con l'alienazione, qualora decidessero di continuare a far gestire a Sappa nel segmento dello smaltimento. Quindi diciamo il piano di lavoro propone la stessa azione dello scorso anno, quindi l'alienazione è una trattativa diretta della società. Ok, allora se non ci sono altri interventi, allora passiamo al voto, contrari, astenuti, favorevoli. Immediate eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli, approvato. Abbiamo un atto molto importante che è la 10, che è l'approvazione del piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana, che include anche il bicicletta. Interviene il consigliere delegato Corretto. Buongiorno a tutti. Oggi con la produzione del raggiungiamo un risultato storico. Dopo la tensione fatta del Consiglio metropolitano di Russo, abbiamo convocato, così come dice la procedura, la conferenza metropolitana per tre volte e per tre volte tra le gente. E quindi oggi passiamo alla situazione. Da questo momento possiamo accedere a tutte le fonti di finanziamento e con lo stesso senso di responsabilità che ha contraddistinto il passato Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale, con voto favorevole unanime, oggi chiedo ai colleghi consiglieri di fare lo stesso, con voto favorevole unanime. Grazie. Non so se ci sono interventi, diciamo, io voglio ringraziare il consigliere Correnti per il lavoro che è stato fatto, tutto gli uffici, perché devo dire questo, l'approvazione del piano urbano di mobilità sostenibile.
rispetto alla possibilità di avere finanziamenti, cioè senza avere il piano urbano di mobilità non è possibile avere finanziamenti sul territorio delle scuole. All'interno ci sono molte cose importanti, in primo luogo la programmazione delle due ronde che collegano due assi con ciauriali importanti, fondamentali dell'area metropolitana, appunto il sistema metropolitano della città di Roma, che è una visione completamente innovativa rispetto ai modelli del passato, che significa portare il sistema metropolitano della città di Roma in tutta la metropolitana, che è lo stesso modello che è stato adottato nel nuovo piano urbano di mobilità della città di Milano. Potessimo vedere il piano che è stato approvato circa 3-4 mesi fa, è esattamente come impostazione uguale a quello fatto la città metropolitana di Napoli, quindi un piano molto avanzato, c'è tutta la parte del biciclano, tutto il sistema della mobilità dolce, dell'integrazione della mobilità su ferro e su gomma e mobilità dolce, un lavoro molto interessante e molto positivo che è stato messo in campo. Quindi questo veramente insomma, è un atto politico e tecnico molto significativo. Sono deciso di intervenire, ecco, volevo essere interessare io non ho dato una spiegazione dettagliata perché l'altra volta abbiamo avuto il modulo esaustivo tutto, quindi in sua presenza, la sua esposizione mi ha fatto invece, però voglio precisare, ho ringraziato gli uffici già al suo tempo, ho ringraziato anche l'opposizione che in questo momento hanno dato un anno a questo punto importante, una mia importanza di questo punto che si va a provare. Quindi sono stato sintetico proprio perché l'altra volta sono stato proprio questo. Va bene? Volevo fare questa presentazione. Grazie. Grazie. Prego. A prescindere sindaco dai colori politici qua, noi facciamo bene le idee del territorio perché la città metropolitana è molto attenta su tutto. Quindi i 92 comuni che noi rappresentiamo saranno sempre tutelati come lei ha sempre detto e come noi facciamo periodicamente tutti i giorni. L'unica cosa che a me non piace è che quando si convoca la CIA e quando si convoca la conferenza metropolitana il sindaco viene sempre presente. Secondo me da questa cosa è una cosa che bisogna modificare perché tutti i sindaci devono essere partecipi di questa cosa perché vedo poco interesse da parte dei sindaci sulla conferenza metropolitana perché secondo me noi dobbiamo esporre meglio e dobbiamo pubblicizzare meglio quello che fa la città metropolitana. Io lo dico sempre in qualsiasi manifestazione che vado perché noi in città metropolitana facciamo tanto per i nostri territori e vendiamo poco il nostro prodotto. Quindi visto che lei è il capo della città metropolitana, il nostro sindaco, noi dobbiamo invogliare e soprattutto i sindaci a venire alla conferenza metropolitana perché secondo me è una cosa molto, molto importante. Il mio voto sicuramente è favorevole perché la sua visione è stata molto, molto avanti agli altri enti di città metropolitana. Grazie. Grazie, non sono d'accordo. Noi dobbiamo sollecitare i nostri colleghi sindaci alla presenza. Il problema è che abbiamo la città metropolitana molto grande, quindi fare il numero non è sempre facile. No, però dobbiamo lavorarci. La cosa voglio dire, allora, ormai ci sono parecchi sindaci, non è che i sindaci vengono solo in città metropolitana per chiedere, quando vengono convocati dal sindaco della città metropolitana su questioni molto importanti, i sindaci hanno l'obbligo e il dovere di venire in città metropolitana, non è che vengono a bussare solo a casa sua o a casa nostra a chiedere finanziamenti e a fare di quando la città metropolitana vi invita su questioni così importanti devono venire in città metropolitana e lei deve fare di tutto di più per incontrarli. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Contrari, astenuti, favorevoli. Contrari, arrivederci dubbità, contrari, astenuti, favorevoli, approvata l'unanimità. Grazie perché insomma è un atto veramente molto importante.
importante che ci portassero indietro. Grazie all'Andrea, consigliere Portarello, un'ottima volta. Passiamo a riconoscere una serie di riconoscimenti di debiti di fuori bilancio. Passiamo al punto successivo, al numero 11. Presidente, andiamo per letti? Sì, andiamo per letti. Siccome riconosciamo tutti quanti, alla fine dedichiamo tutto della proposta. Quindi, chi è favorevole all'approvazione del punto numero 11? Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, contrario? Procedibile, si è seduto. Quindi sono due contrari, Procedino e Procedino e Cavaglia. Usiamo anche l'idea di seduta dell'altro, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 12, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 13, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 14, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta dell'atto, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 16, chi è a favore, chi è contrario, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, consiglieri, io vi, siccome siamo cortesemente, alziamo la mano di più. Quindi rivotiamo il punto 16, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta dell'altro, il punto 16, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 17, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. 18, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 19, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta dell'atto, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 20, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 21, Peppe esci? Sì. Ok. Punto 21, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, contrario a favore. Quindi mi dà di sentire dell'altro, chi è a favore, chi è contrario, come prima. Punto 22, chi è a favore, chi è contrario, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Mi dà di sentire del... Tito. Ripetiamo il punto 22, chi è a favore, compreso Tito, chi è contrario, chi si astiene. Unità di seduta dell'altro, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 23, chi è a favore, chi è contrario, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 24, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene come prima. Unità di seduta, chi è a favore, chi è contrario, come prima. Punto 25, chi è a favore, chi è contrario, chi è
contrari, chi si astiene, come prima, vedete se l'utilità è a favore, chi è contrario, come prima. Punto 26, chi è a favore, chi è contrario, come prima. Vedete se l'utilità è a favore, chi è contrario, chi è contrario. Sempre io, per prima. Lo so, inizia, no. Come prima. Punto 27. Punto 26, evidenzi l'utilità di a favore, chi è contrario, chi si astiene, consigliere Vallaccio, se entrate in aula, lei che fa? Quindi sono due astenuti. Sono un astenuto e un contrario. Evidenzi l'utilità di Vallaccio, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come dico. Punto 27, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima, invitare l'utilità dell'atto, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Facciamo così, dai. No, non sono. Allora, se per voi va bene, se qualcuno ha qualcosa da anche da intervenire, eventualmente lo modifichiamo, quindi rimaniamo tutte le votazioni perché voi mi avete comunicato che vota sempre lo stesso modo. Quindi riconoscete il punto 28, la votazione come prima, limitare la scuola dell'altro come prima. 29, la stessa votazione come prima, anche limitare la scuola dell'altro come prima. Va bene? Ok. È entrata anche oggi che vota a favore. Quindi punto 30, a favore come prima e astenuti e contrari come prima. Invitare l'esclusività come prima. 31, a favore come prima, astenuti e contrari come prima. Anche votare l'invitare l'esclusività sempre a favore e astenuti e contrari come prima. 32, a favore come prima, contrari e astenuti come prima. Anche invitare l'esclusività dell'altro uguale. 33, a favore, astenuti e contrari come prima e anche limitare l'esecutività dell'atto. 34, a favore, astenuti e contrari come prima e anche limitare l'esecutività dell'atto. 35, a favore, contrari, astenuti come prima e anche limitare l'esecutività dell'atto. 36, come prima, sia limitare l'esecutività dell'atto come prima. 37, come prima e anche limitare l'esecutività dell'atto come prima. 38 come prima e anche l'idea di seguire l'atto come prima. 39 come prima e 30, 39 l'idea di seguire l'atto come prima. 40 come prima e anche l'idea di seguire l'atto. 41 come prima e anche l'idea di seguire l'atto. 42 come prima e anche l'idea di seguire l'atto. 43 come prima e anche l'immediata esecutività. 44 come prima e anche l'immediata esecutività. 45 come prima e anche l'immediata esecutività. 46 come prima e anche l'immediata esecutività. 47 come prima e anche l'immediata esecutività. 48 come prima e anche l'immediata esecutività. 49 come prima e anche l'immediata esecutività. 50 come prima e anche l'immediata esecutività. 51 come prima e anche l'immediata esecutività. 52 su 52 siamo con intervento. Prego. La parola del consigliere era. Ma per quanto 52 un importo di circa 1 milione di euro, vorrei sapere che mettere a verbale, non so se c'è il nostro ufficio legale, per questo importo, se c'erano state ipotesi transattive prima e quindi. Se sì, qual era l'importo e per quale motivo dovevano pagare 1 milione di euro? Quindi se c'è l'ufficio legale. L'ufficio legale non c'è. 1,52, se questa è una domanda circa 1 milione di euro. Voglio sapere se prima c'erano delle ipotesi che avevano saltito per un importo inferiore, quale gruppo è il quale. Possiamo prendere avanti se mai il signore era una parola.
Allora sospettiamo la 52, andiamo avanti con l'informazione fuori che arriva l'altro funzionario dirigente. Quindi passiamo a 53. A favore come prima. Allora, vediamo il punto 52 come ultimo punto. Mettiamo in votazione chi è a favore all'unanimità di presenti. Passiamo al punto 53. Riconosciamo. Punto 53 come prima, come approvazione e anche come militare esecutività. 54 come prima e anche militare esecutività. 55 come prima e anche militare esecutività. 56 come prima e anche militare esecutività. 57 come prima e anche militare esecutività. 58 come prima e anche militare esecutività. 59 come prima e militare esecutività. 60 come prima e militare esecutività. 61 come prima e militare esecutività. 62 come prima e anche militare esecutività come prima. 63 come prima e anche militare esecutività. 64 come prima e anche militare esecutività. 65 come prima e anche militare esecutività. 66 come prima e anche militare esecutività. 67 come prima e anche militare esecutività. 68 come prima e anche militare esecutività. E numero 2 quanto riguarda l'ordine del giorno integrativo, entra il consigliere Cerino, quindi facciamo la votazione di questo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi è contrario? Quindi c'è il contrario anche il Cerino. Chi si astiene? Il consigliere Guardazzo rimane. Quindi l'ultimo è questo punto 52 che è diventato l'ultimo punto e venuto però qui. Io penso c'è la presenza dell'ufficio che è ancora mai. Spese di 9.000, spese di 5.000.
considerando 4.000, cassa avvocato 1.000 e qualcosa, più 1.700 euro. A sempre procedere il calcolo di valutazione, arriva alla somma di 977.000 euro. Perfetto, questo è chiarissimo. La mia domanda è un'altra, questo volevo dire nell'ufficio legale. Da quando c'è stata la CTU che ha stabilito l'importo di 764.000 euro, poi con gli interessi, spese di gas, siamo arrivati a 100 milioni, se c'è uno stato di consistenza di avere un importo inferiore, che lì sono il problema, se c'è. O se c'era uno stato oppure no. Grazie.